Abbiamo messo le corde, aveva avuto 3-4 occasioni, avevamo trovato il vantaggio, l'avevamo anche rimessa in piedi con un episodio particolare. Secondo tempo avevate giocato meglio, sì. E avete subito, forse ci avete creduto meno del sud. Sì. Forse ci avete creduto meno del sud, il sud ci ha forse creduto di più con la porta. Ma stanno in episodio, è un terzo arco, non si può fumare, deve essere la nostra porta. Nel episodio il nostro episodio stava pagando al sole, cioè stai che sono già, poi siamo stati nel dare un po' più avanti per pareggiare, stavamo pressione di Rubberini, subita la sua linea da giocatore sul tiro, sono stati due episodi che hanno giocato molto e hanno determinato il risultato finale, pur rispettando il concetto di primo tempo, mai si è sofferto, ma nella resa comunque eravamo usciti noi che abbiamo fatto partita, abbiamo recuperato anche con un posto di eventi, c'erano in campo, erano stati sul tiro. Secondo il calcio d'angolo in cui comunque c'è stata questa direzione sfortunata. Ne prendiamo atto e guardiamo avanti. Dopo una striscia positiva che vi ha portato gioco e punti, forse il gioco è rimasto. Avete fatto un punto in 3 partite, le ultime. Questo è vero, però ci preparo, questo è un campionato difficile, lo sappiamo. Al momento noi stiamo attraversando una situazione di difficoltà a livello di disponibilità dei giocatori, di uomini. C'è una criticità, speriamo che passi, perché comunque uno per sempre dell'occhio abbiamo perso per sempre, qualche giocatore oggi pure alla lunga, se si balla una o due partite un conto, se comincia a essere da 3 partite è chiaro che la squadra balla, però ci rimbocchiamo le mani che sappiamo che dobbiamo soffrire fino all'ultima partita, questo è il nostro obiettivo e quindi non facciamo drammi perché, ripeto, la squadra comunque si è battuta, ha fatto la sua partita e ha perso perché comunque, insomma ecco, nel calcio contro difficile. Un campo difficilissimo, senza questo nulla togliere ai meriti di uno sul tiro che sta facendo un campionato straordinario. Che salve mister, Alessio Torsoli per acperugia.com. Senta, si può dire che il Perugia non ha comunque molta fortuna, perché comunque anche oggi era dopo un primo tempo comunque dove era riuscito poi a prendere dopo le folate iniziali, no, della squadra di casa, era riuscito comunque a pareggiare. Nel secondo tempo ha avuto diverse occasioni poi per portarsi, no, in vantaggio e poi l'episodio comunque rocambolesco del vantaggio loro. Esatto, sì, beh, è successo come Ascoli, più o meno una partita dello stesso in grande equilibrio in cui c'è stato un episodio che c'era Sonato Rete, abbiamo perso Sonato Rete oggi quasi, e evidentemente è un momentaccio, però speriamo che passi il prima possibile, non bisogna piangersi troppo addosso, però prendiamo atto che a volte le partite sono decise da episodi, a volte fortunati, a volte sfortunati, e oggi siamo stati... È stato deciso un episodio che appartiene alla casistica, alla seconda, insomma, della sfortuna. Sì, tornando sulle assenze, il Perugia comunque è stato condizionato in queste ultime gare da infortuni, squalifiche. Adesso contro la Regina comunque ci sarà da reinventare la difesa per via delle squalifiche di Curado e di Rossi, quindi Curado era in diffida, credo che fosse in diffida Curado. Non mi insulta, era diffilato, quindi ecco, quindi ci sarà sicuramente contro la Regina un'occasione, cioè Perugia deve trovare vabbè, adesso ci penseremo, recuperiamo Pazzi intanto e poi cerchiamo un attimino di trovare le soluzioni giuste, perché senta, secondo lei che cos'è che non è funzionato davanti, magari perché poi Perugia ha avuto quelle occasioni, però forse è mancato quella scaltrezza che magari, no, dovrebbe avere un attaccante per metterla dentro poi. Ascolta, non abbiamo messo dentro la palla, nonostante abbiamo avuto un'occasionissima, però non bisogna buttare la croce addosso a nessuno, perché la squadra comunque lì c'è arrivata, poi la palla può entrare o non può entrare e viceversa, è entrata su un episodio rocambolesco, le partite poi le perdi o le vinci. Buono.